Liturgia. Ventunesima settimana, tempo ordinario, anno dispari, venerdì. San Paolo tiene un insegnamento importantissimo, scrivendo alla comunità dei Tessalonicesi. E dice: vi preghiamo, vi supplichiamo nel Signore Gesù, perché impariate a piacere a Dio come noi vi abbiamo insegnato. E mentre prima Saulo insegnava la circoncisione, ora lui, apostolo dei pagani, parla agli incirconcisi, quelli che non portano più e non hanno mai portato questo segno su questo luogo dell'uomo così sacro, dove Dio ha voluto che l'uomo operasse per trasmettere la vita. Ormai però c'è un altro segno, un segno spirituale, la vita di grazia. E nello stesso tempo bisogna parlare di questa capacità di dominio di sé, e dice apertamente: astenetevi dalla impurità. Dopo il peccato originale, il luogo stesso dove Dio aveva collocato e ha collocato ancora la capacità di trasmettere la vita e nell'uomo e nella donna, per la concupiscenza si scatenano le passione. Ma dice San Paolo: siete stati chiamati alla santità del vostro corpo, quindi con rispetto di esso, non solo per evitare ogni impurità, ma anche per non ingannare l'altro in questo campo. Chiaramente San Paolo parla e dice ancora, completando questa catechesi, insegnamento importantissimo sulla vita di grazia, sulla purezza, sulla castità, sulla verginità, sulla santa sponsalità, perché il Signore punisce severamente per tutte queste cose, se non ben adempiute. E dice ancora San Paolo: io queste cose ve le ho dette e ve le ho ribadite. Dio ci ha chiamati non all'impurità, ma alla santità. E chi disprezza questo insegnamento non disprezza solo l'uomo, l'apostolo, ma disprezza Dio e disprezza la presenza dello Spirito Santo che ci è stato donato. Siamo tempio dello Spirito Santo. Prima di passare al brano evangelico, la Chiesa oggi ci pronuncia una parola secondo l'Evangelista Luca. Vegliate in ogni momento, pregando. San Luca poco prima aveva scritto così: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Vegliate, perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo. È importante conoscere, accogliere tutto il messaggio di Gesù. Gesù nel Vangelo parla ai suoi carissimi apostoli e per loro dona una parabola
quella delle 10 vergini, 5 stolte e 5 sagge. Ma perché sceglie le vergini? Vuole così indicare quelle impostazioni di scelte ideologiche terrene, dove il sistema ideologico ti addormenta e ti può fare deviare. E perché parla dell'olio? In piccoli vasi basterebbe poco. Che cos'è quest'olio se non la grazia di Dio? Quella vita continua di grazia, di vita soprannaturale che Dio ha concesso agli inizi ad Adamo ed Eva e loro l'hanno persa. E Gesù, il Figlio di Dio, ce l'ha riportata e lui lo sposo. Andategli incontro per le nozze, entrate con lui, che non ci dica non vi conosco, cioè non riconosco in voi la mia vita, la vita divina. Senza di questa non si va alle nozze per sempre, perché la vera sponsalità Dio la dà con se stesso, donando tutto se stesso all'uomo. E noi iniziamo questa sponsalità sulla terra con la Santissima Eucaristia. E noi guardando Maria vediamo questa comunione sponsale con la vita che è in lei Gesù, la vita trinitaria. Il Padre, la scelta per essere nido immacolato per Gesù. Dio, Spirito Santo, terza persona, unico Dio, la sposata e la resa feconda, madre, per essere nido, giardino illibato per il Figlio di Dio, ma anche giardino illibato per ciascuno di noi.